Conferenza stampa alla vigilia di Virtus Verona San Giuliano con mister Gigi Fresco e Carlo Faeto. Allora, buongiorno a tutti. Gigi, ti chiedo intanto di quella partita di San Giuliano, di Seregno all'andata. Emergenza totale, tanti assenti, quel punto strappato così con i denti. Cosa ha significato poi? Un girone dopo magari qualcosa ha detto qualcuno. È stato un punto importante alla fine perché comunque ha dato fiducia e avevamo cominciato un po' a tirarci su, nel senso che sì, non, in quel momento lì non è che eravamo, perché con questo punto avevamo fatto 7 punti in 12 partite, non era sto granché. Il positivo era che non è che avessimo proprio questo numero enorme di sconfitte, che continuavamo a pareggiare, diciamo. Avevamo 9 assenti, più Bergendorf si era fatto male dopo 20 minuti. E secondo me c'era stato un altro infortunio, Zarpellone. Zarpellone. Perciò si era infortunato anche lui, sì. Perciò eravamo rimasti con 11 giocatori fuori, è stato un punto importante, insomma. Poi sarebbe arrivato Vicenza, poi sarebbe arrivato il Trento, sarebbe arrivata la prima, poi Vittoria. Carlo, come l'hai vissuta tu questa stagione poi in sali scendi, queste discese, ma poi anche salite molto violente, no? Beh, sicuramente come sappiamo abbiamo passato un inizio di stagione un po' difficoltoso, però il gruppo è sempre stato coeso, ci siamo sempre aiutati, la società anche ci ha aiutato a stare sereni sempre e dopo ci siamo goduti, diciamo, il momento positivo che abbiamo avuto perché da Trento in poi abbiamo iniziato veramente a fare bei risultati e lì è arrivata la fiducia, è arrivata anche un po' l'entusiasmo che fino a quel momento c'era mancato e dopo l'abbiamo messo sul campo questo. E col tuo mister no, che è sempre stato fiducioso, ma anche voi no? Non solo lui, avete sempre comunque detto no, prima o poi, prima o poi risaliremo. Certo, sì, perché comunque vedevamo che all'interno del campo il nostro gioco lo facevamo vedere, le partite c'era magari sempre un episodio che magari ci andava contro, però comunque giocavamo, ci davamo sempre il massimo per cercare di vincere partite e non riuscivamo a raggiungere questa vittoria, però una volta sbloccati dopo abbiamo continuato a giocare alla fine come stavamo facendo, però con un pelo di più di fiducia che ci aiutava dopo a portare a casa la partita alla fine. Quindi si guarda più verso l'alto o verso il basso? Adesso obbligatoriamente verso il basso, però quanto in percentuale guardi un po' verso l'alto? Ma diciamo allora che se vinciamo domenica possiamo cominciare a guardare un po' verso il basso e un po' verso l'alto, perché a quel punto insomma manca ancora qualche punto, però siamo in quella posizione dove dici se vinci domenica mancano 7 gare. E magari ti mancano 5-6 punti, si pensa insomma di poterli anche fare, ecco, così. E al momento comunque cerchiamo sempre di guardare il basso perché è da lì che dobbiamo staccarci. San Giuliano ha fatto un po' il percorso vostro inverso, no? Molto bene all'inizio, poi è andato un po' sulle montagne russe, è andato soprattutto in discesa, no? Insomma, è là in fondo. Ma San Giuliano è una squadra che ha comprato tanti, ha fatto una scelta un po' diversa dalla nostra. Loro hanno comprato tanti giocatori magari affermati di categoria, no? Ho preso tanti giocatori anche che venivano qualcuno dalla B, tanti dalla C, così magari, e perciò erano giocatori già pronti, no? Già pronti, perciò magari in partenza non hanno avuto grandi problemi. Poi i problemi arrivano perché tutte le squadre migliorano, crescono, prendono giocatori, così, perciò il San Giuliano, pur rimanendo un'ottima squadra, chiaramente si trova ad avere tutti gli avversari che migliorano e loro magari non è mai facile, ecco, però è una squadra pericolosa, una squadra con nomi importanti, secondo me. Quanto la conoscenza della categoria ti ha aiutato in certi momenti, dici? Beh, soprattutto mi ha aiutato a stare un po' tranquillo, insomma, ecco, così diciamo, perché vedevo che tante partite facevamo noi la partita, poi perdevamo per un episodio, allora dicevo, se possiamo migliorare su questo, capito? E sul fatto che siamo la seconda difesa, tanta roba, insomma, perché sappiamo che le squadre che fanno bei campionati soprattutto devono difendere anche bene, no? E siamo insieme alla quarta come differenza reti. Perciò anche contando gol fatti subiti siamo messi bene, insomma, dai. Dovrai abituarti a gestire Alfredson fino a fine campionato, sei un po' preoccupato. Emile è un giocatore importantissimo per noi, lo è anche quando non gioca. E adesso vediamo, lunedì abbiamo un'ulteriore visita per capire che non ci fosse un piccolo frammento di menisco forse da togliere, una roba così, perché ha
questo fastidio che rimane fisso, diciamo, no? Chiaro che avere lui in questo rush finale sarebbe importante, e anche magari averlo fra due o tre partite e poi in rush finale, magari vediamo se c'è qualcos'altro, insomma. Sei visto ancora, sei visto già il miglior Fred oppure lo devi ancora vedere? Ma lui sta facendo un campionato splendido, però ancora margini, secondo me, nel senso che sta crescendo tecnicamente, può crescere ancora. E a volte un po' irruento, a volte qualche volta un po', magari lì deve, a volte magari, è anche la sua forza, perché è un giocatore che pur essendo alto è molto veloce, che è una caratteristica rara, diciamo, no? Questo è anche importante. Ma di qualche volta azzardare un pelino meno, insomma, ecco. Dov'è che la vedi la tua crescita? Intanto. Com'è? La tua crescita dove la vedi adesso? Al di là di quello che ho detto. Beh, insomma, bisogna sempre crescere e migliorarsi, quindi io so che ho ancora un potenziale da esprimere, non sono per niente al top della forma, però vedo che comunque ogni giorno in allenamento riesco a migliorare qualcosa, cerco di lavorare sui miei punti deboli e quindi sinceramente la crescita penso che sia personale sul fatto di limare ogni piccolo dettaglio che ancora non riesco a magari esprimere nel migliore dei modi. L'ultima assenza al di là di Emil, Christoffersen, Zarpellon, Sivi. Ok, Sì. ti fermi lì. Sivi è recuperabile per il Vicenza, per No, ma Sivi è a Depay posto. è a posto. È a posto. Zarpellon è ancora un cammino. Stiamo facendo un lavoro anche con un posturologo, quelle robe lì così. Christoffersen sembra che abbiamo trovato la soluzione, sembra. Guardate, è uno specialista e sembra che potrebbe anche venire in panchina domenica. Parlando di questa stagione, così ci pensi magari un futuro su palcoscenici più alti? Ma sinceramente non mi pongo questa cosa. Io adesso sicuramente l'obiettivo è quello di pensare adesso, di cercare di salvare la squadra, il campionato, cercare di fare più punti possibili in queste partite qua e intanto sistemare la parte bassa della classifica. Poi se c'è da puntare a qualcosa di più alto, magari potrebbe anche essere un'occasione, insomma, per dimostrare, però intanto si pensa a queste partite qua perché lavoriamo in settimana giusto per arrivare preparati domenica. Sì, diciamo, volevo completare, che è normale che tutti questi ragazzi, ed è giusto, puntino anche una categoria superiore, no? Perché se nel calcio professionistico, secondo me, è giusto che tutti puntino, tutti quelli che, insomma, che intravedono la possibilità. Sì. No, cioè, vogliamo in realtà un po' nascere, diciamo, del panorama. E come ho fatto con il trasferto, ecco, come si affronta questa squadra? Ma loro sono una squadra, secondo me, abbastanza completa, tutto sommato, no? Penso magari, ecco, che se riusciamo a tenere un ritmo abbastanza alto, questo possa aiutarci con loro, per conto mio, magari, insomma. Ecco, perché magari loro hanno tanti giocatori bravi, che però sono più abituati a costruire che a difendere, no? Se un po' li fai difendere, magari, capito, qualcosina, specie anche gli attaccanti, ne hanno di molto forti, questi attaccanti, no? Loro, e però, magari, non è che amano tantissimo correre dietro l'avversario, lo fanno qualche volta, sì, come tanti attaccanti che ci sono, magari, ecco lì, può essere un modo per mettere in difficoltà, forse. Ultimissima domanda a Carlo, visto che è un difensore, ma ha anche licenza di offendere. Quest'anno hai realizzato un gol importante poche settimane fa, anche nell'economia della stagione, in chiave psicologica, pagava niente. Sì, no, sicuramente sono stato contento, insomma, anche dopo tanto, perché magari qualche occasione c'era stata e poi non riuscivo magari a finalizzare. Però sono stato contento insomma, di raggiungere anche quest'anno il gol e spero insomma, che non sia l'ultimo. Si lavora anche per questo. Grazie mille. Grazie.